La sezione aura è un rapporto che esiste praticamente tra un totale che sia x e che è diviso in due parti, tale che questa parte stia a questa, come questa sta a questa. Insomma, il rapporto incrementale da qui a qui e da qui a qui è sempre lo stesso. E risulta che questo più questo è la somma di questo tratto. Ebbene, questa è la condizione che esiste anche nella luce. Infatti, se noi partiamo da una dimensione assoluta, che è 10 elevato a 10, poi consideriamo un volume 10 al cubo messo tutto in linea, ossia tanti metri cubi affiancati, diventano lunghi 1000 e sono non solo una lunghezza 1000 ma anche una cubatura, perché la sezione è un metro quadrato. Ora, se noi immaginiamo un cubo reale che esiste e che quindi lungo 1000 perché è 10 al cubo, che occupa una sua totalità che è data da 10 elevato a 10, si muove interamente per 10 elevato a 7. Ora, 10 milioni è la presenza. La presenza, quando fa parte di un ciclo 10, diventa 10 volte 10 alla 7, diventa 10 alla 8. E allora praticamente possiamo immaginare che ci sia una sezione unitaria, solo la sezione, che è e implica due dimensioni, che si muova esattamente per 8 dimensioni. Quindi la sezione 10 al quadrato e si muove nella sua totalità per 10 alla 8. 10 alla 8 è quindi la quantità assoluta che esiste. Andandole a dare un nome, sono 100 milioni di metri. Quindi noi dobbiamo immaginare la presenza di un cubo espresso in linea, il cui lato unitario sia dato da 100 milioni di metri. Mettendo in linea uno dopo l'altro i 3 metri cubi, abbiamo una presenza di 300 milioni di metri cubi espressi tutti in linea, lunga 300 milioni di metri. Questa è la presenza. Ora, questa presenza è elettromagnetismo, che quando è fermo è così, ma quando è in movimento, allora avanza nel tempo e compare un rapporto che si chiama velocità, che lo trasmette in velocità, questo quantitativo. E quando il quantitativo dell'elettromagnetismo di 300 milioni di metri lineari pari a metri cubi si trasporta con la velocità della luce, noi lo andiamo a misurare e vediamo che in un secondo ne arrivano solo 299.792.458 metri. Perché? Perché una parte è ancora in viaggio. Infatti, considerate questo, dal Sole ora sta partendo dell'energia verso la Terra. Questa c'è già e si muove già verso la Terra, ma noi non la percepiremo che tra 8 minuti. Quindi il saldo attuale, come se fosse conto corrente, non accredita ancora l'energia totale, che sappiamo è 300, e che è in viaggio. Ne arriva sempre solo 299 perché una parte si esprime come velocità unitaria. Quanta parte? La parte è questa. Se noi prendiamo questo lato come 300 milioni di metri e la parte che arriva come la velocità C è di 299 milioni di metri, quello che arriva è 300 meno 299 ed è x totale meno 1, la C grande meno la C piccola. Ora vediamo che questo rapporto, quando andiamo a fare la velocità della luce per il residuo, diviso il residuo, otteniamo 1444
4, 90, 55, 131 e non è pari al rapporto che esiste nella sezione aurea. Infatti la sezione aurea rispetta ancora questo rapporto, però in un modo tale che questa lunghezza diviso per questa è uguale a questa lunghezza diviso per questa, cioè il rapporto incrementale è sempre lo stesso. Infatti quando noi facciamo la serie e cominciamo da 1 e ci aggiungiamo un 1, poi ci aggiungiamo il 2 che somma, poi 1 e 2 diventa 3, poi 2 e 3 diventa 5, poi 3 e 5 diventa 8, insomma noi incrementiamo sempre del valore precedente, noi abbiamo una serie che si è posta nel tempo come la serie di Fibonacci, la progressione di Fibonacci, e da questa progressione risulta proprio la cosiddetta sezione aurea, perché il rapporto incrementale tra una fase e quella precedente tende al valore della sezione aurea. A mano che noi abbiamo cifre più avanzate, il rapporto tra una cifra e quella precedente è sempre più vicino al valore della sezione aurea. Per avere fissate 13 cifre della sezione aurea occorre arrivare al 40° valore della serie. Il 40° diviso per il 39° determina la certezza di 13 cifre della sezione aurea. E più andiamo a calcolare elementi avanzati di questa sezione divisi per quella precedente, più ci avviciniamo ad avere un valore esteso della sezione aurea. Ora, qual è la differenza che esiste tra la velocità della luce e la sezione aurea? È che la sezione aurea, rispettando la geometria di Euclide, la geometria statica, ossia la fotografia istantanea dello spazio, è fissa nel tempo, mentre invece la geometria amodea, che considera lo spazio proiettato nel tempo e esteso nel tempo, presenta la sezione aurea con valori diversi. Infatti, quella situazione statica che esiste nella luce, se facciamo questo valore della C diviso per il 207.542, che è questo valore, noi non abbiamo 1,680 e rotti, che è il valore della sezione aurea, ma abbiamo 1444,4 e rotti, quindi abbiamo un valore molto più grande dividendo questo elemento per questo. E vediamo chiaramente che il rapporto tra questo e questo non esiste più, perché nel rapporto statico la condizione della sezione aurea è rispettato, perché anche nella sezione aurea abbiamo questi numeri, questi valori, in cui un totale è dato dalla somma degli altri due. Ma nella sezione aurea questo, il valore totale, diviso il primo valore, deve essere uguale a questo valore diviso per questo. E poiché nella velocità della luce questo diviso per questo fa 1444, mentre invece la sezione aurea è 1,600 e rotti, vediamo benissimo che abbiamo un fenomeno dilatato nel tempo. Possiamo capire se è vero o è soltanto frutto di un inganno in cui io posso essere caduto e in tal modo io vi trascino tutti quanti nello stesso inganno in cui sono caduto io?
Vediamo un po'. Facciamo il caso di un volume che sia 1000. Questo volume 1000 lo calcoliamo tutto espresso in linea, perché abbiamo preso 1 al cubo e lo abbiamo messo tutto affiancato l'uno all'altro in modo da avere una lunghezza 1000 pari al volume 1000. A questo punto, quando noi abbiamo l'accorpamento cubico determinato in velocità, dobbiamo prendere in considerazione un cubo che abbia per lato un lato solo unico. Quale? Quello che renda il lato unitario. In valore assoluto sappiamo che quando un lato è uno di una terna, uno di una terna è uguale al valore matematico dato dal rapporto 1 su 3, perché un lato esiste sulla terna. Per quale velocità dobbiamo misurare? Quindi si parla di velocità. Dobbiamo moltiplicare questo lato perché diventi unitario? Ce lo dice la matematica. Dobbiamo moltiplicarlo per 3 volte. Perché quando abbiamo che un terzo si moltiplica per la sua frazione inversa 3 a 1, risulta 3 terzi uguale 1. Quindi noi il cubo in velocità dobbiamo considerarlo avere un lato che è 3. E chiaramente il volume di questo cubo diventa 27. Il volume 27 esiste in 4 dimensioni, quindi 4 volte 27 è 108. 108 quindi è la quantità di numeri lineari, vettori, perché noi abbiamo studiato di mettere in modo le cose che i vettori lineari, mentre sono linea, sono anche espansioni di volume lineare, espanso in linea. Quindi quando abbiamo 103 e 103 è l'accorpamento, bene, questo accorpamento che si trova nel 1000 si può muovere, 108 scusatemi, 108, quando questo accorpamento 108 pari appunto 27 per 4 lo troviamo nel 1000, si può muovere solo della differenza che è data da 1000 meno 108 uguale 800. Io ho i pennarelli che non funzionano più. Uguale 800 92. Questo è il valore di spostamento nel quantitativo 1000, delle 1000 unità della massa millesima, quindi 1000 millesime 1, le 1000 masse millesime messe in linea che si accorpano in velocità e occupano 108 unità, si possono muovere solo di 892 unità. Cosa significa? Significa che quando noi stiracchiamo nel tempo il valore della sezione aurea, che quando non è stiracchiato nel tempo è 1,618033898, eccetera, quando moltiplichiamo questo valore per 892, che cosa otteniamo? Noi otteniamo proprio il rapporto 1444,490,55131, che è quello che è dato dalla divisione tra la velocità C e i 207.542 metri che non arrivano ancora perché sono in viaggio.